Ora c'è anche la valutazione di impatto ambientale, via libera definitivo al prolungamento dell'antemurale di Ponente e ai lavori sulla banchina alti fondali di Porto Torres. Il benestare è arrivato con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, firmato martedì 6 febbraio di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo. La società Sales, che si è aggiudicata i lavori finanziati con fondi CIPE e ADSP per 34 milioni di euro, potrà quindi procedere con l'adeguamento dell'intero progetto alle prescrizioni. L'avvio dei lavori potrebbe essere fissato già entro l'estate. Per quanto riguarda l'ambiente, il VAI prevede la massima attenzione alla salvaguardia della Posidonia. Tra le 10 prescrizioni del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sono previste in particolare la salvaguardia del fortino militare della Seconda Guerra Mondiale del Molo di Levante e lo spostamento della Madonnina. Il primo dichiarato di interesse culturale sarà oggetto di intervento di spostamento e ricollocamento all'interno delle nuove opere portuali per essere poi valorizzato e riqualificato. Per la statua, invece, le disposizioni del Ministero prevedono il riposizionamento sempre all'interno delle nuove opere di allargamento portuale e la valorizzazione sociale e religiosa. Una convenzione che consentirà ai pazienti affetti da Parkinson di essere seguiti sul territorio in un'ottica di integrazione tra i diversi livelli di assistenza territoriale e ospedaliera. È stata siglata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, Antonio D'Urso, e trasmessa alla direzione dell'ATS. Come già preannunciato dalle due aziende, con l'accordo sarà possibile avviare un ambulatorio territoriale di prima accoglienza per assistere i pazienti con questa malattia neurodegenerativa e all'interno lavorerà un medico dell'AU, il dottor Kai Stefan Maria Paulus, così prevede espressamente la convenzione. In sostanza, l'azienda per la tutela della salute si occuperà della presa in carico dei pazienti con Parkinson nell'ambito dei servizi territoriali. L'azienda ospedaliera universitaria di Sassari garantirà l'attività di secondo livello con diagnosi genetiche differenziali, cure nei casi avanzati della malattia e ricoveri. Il morbo di Parkinson è la seconda patologia neurodegenerativa in ordine di frequenza dopo l'Alzheimer, il numero dei pazienti è elevato. A causa dell'innalzamento dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione generale, inoltre è previsto un aumento di pazienti con questa malattia. L'azienda ospedaliera universitaria di Sassari e l'ATS quindi hanno ritenuto necessario condividere un percorso clinico-assistenziale così da rispondere alle esigenze di un numero cospicuo di pazienti con problematiche cliniche ed esigenze assistenziali e terapeutiche. Il delegato regionale del WWF Carmelo Spada ha indirizzato una nota al sindaco di Alghero, all'assessore all'ambiente, al dirigente tutela e governo del territorio e al direttore del parco regionale di Porto Conte, contenente una segnalazione di presunto blu malgale, oltre a situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e presenza di rifiuti nella laguna del Calic. Spada in premessa evidenzia che già nel corso dell'inverno 2017 nella laguna del Calic si è osservato un preoccupante fenomeno di proliferazione di alghe che trasformò alcune porzioni poco profonde della zona umida in un tappeto verde, situazione scaturita presumibilmente dall'aumento della temperatura combinata alla presenza di concentrazioni significative di sostanze organiche. In seguito ad un sopralluogo effettuato in questi giorni, si è potuto osservare presumibilmente l'insorgere nuovamente del fenomeno di proliferazione di alghe in alcune parti della laguna. Viene quindi denunciato che lungo la pineta si è individuato un pozzo al cui interno si scorgono diversi pneumatici. La presenza del pozzo potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, in considerazione del fatto che la sua imboccatura è coperta in maniera approssimativa da una transenna. Considerato che l'area umida del Calic, per il suo alto valore naturalistico e paesaggistico, è inserita nel Parco regionale di Porto Conte, nella zona di protezione speciale di Capocaccia e nella direttiva Uccelli e Habitat, che mira a tutelare negli Stati membri dell'Unione Europea la biodiversità nel nostro continente, il WWF chiede alle istituzioni, ognuna per le specifiche competenze, che vengano effettuate verifiche e accertamenti. Specificamente si chiede di verificare se la situazione rappresenti una nuova condizione di sofferenza della laguna con la manifestazione di blu malgale, che vengano bonificate le situazioni inerenti l'abbandono illecito di rifiuti speciali come pneumatici e soprattutto che venga messo in sicurezza il pozzo il cui stato di copertura è assolutamente precario.
È stato definito nei giorni scorsi dagli organizzatori del Rally Italia Sardegna il percorso della prossima edizione della gara in programma anche quest'anno nell'isola. La manifestazione è organizzata dall'Automobile Club d'Italia con la partnership della Regione Sardegna, che ha confermato la scelta delle ultime due edizioni di avere l'intero percorso raccolto nel nord della Sardegna. La gara, settima manche del campionato del mondo rally in programma dal 7 al 10 giugno, avrà per il quinto anno consecutivo la sua location ad Alghero. Il parco assistenza verrà allestito anche stavolta nella cittadina catalana tra le banchine del porto turistico, le Ramblas ed il Piazzale della Pace, mentre sala stampa, direzione di gare e quartier generale della manifestazione saranno ospitati anche stavolta nella prestigiosa location di Lucualtè. Giovedì 7 giugno i piloti, dopo lo shakedown di Olmedo Montebaranta, prenderanno il via della gara con la super speciale di Itiri Arena in programma alle ore 18. La prima tappa continuerà poi la mattina di venerdì 8 giugno con un percorso composto da 20 prove speciali suddivise in tre tappe. Un percorso, quello dell'edizione 2018, che prevede nella prima giornata 8 crono, quelli di Tula, Castelsardo, Terguosilo e Olmedo, per un totale di 124 chilometri cronometrati. Sabato 9 giugno sono poi in programma 149 chilometri cronometrati con due passaggi a Montelerno, Monti di Alà e Coiluna Loelle, inframmezzati dalla speciale di Itiri Arena. Infine domenica 10 giugno sono 42 chilometri cronometrati da percorrere suddivisi nei due passaggi a Calaflumini e nella Power Stage di Sassari Argentiera. Solo allora si saprà con certezza il nome del vincitore di questa 15ª edizione dell'appuntamento tricolore del Mondiale Rally, che poi, come da tradizione, si tufferà insieme a tutto il team nelle acque del porto di Alghero. Amici di TeleG, buongiorno. Torna a Sassari la corsa in rosa e noi siamo qui a presentarla con Luca. Bentornato. Grazie. Come stai, Luca? È meglio, meglio se non te lo no, chiedo. Bene, bene fisicamente, insomma, inaffarato. Me lo immagino. Come vedete, qua siamo belli addobbati, il rosa predomina, perché a partire dal giorno 8, 9, 10 e 11 marzo ci sarà poi la gara, sarà tutta una serie di eventi che appunto caratterizzeranno la corsa in rosa per l'edizione 2018. Luca, raccontaci. Guarda, comincio con... sono tante le novità di quest'anno. Praticamente queste quattro giornate, che è una cosa, probabilmente siamo l'unica città in Italia a fare quattro giornate dedicata alla donna, concludendosi appunto l'11 marzo, dove sarà, insomma, la settima edizione della giornata clou. La giornata clou, insomma, dove avremo ovviamente oltre 5.000 donne presenti quest'anno in Piazza d'Italia. La particolarità di quest'anno, appunto, dicevo, queste quattro giornate dedicate alla donna. Abbiamo fatto, ci sarà un villaggio in Piazza d'Italia, quindi denominato Villaggio Corsa in Rosa, dove nelle giornate precedenti alla gara si è divisa in tematiche, cioè la prima giornata dedicata alla donna nel mondo del lavoro, la seconda giornata dedicata alla donna come mamma, insomma come famiglia, la terza giornata dedicata alla donna nello sport, quindi, e poi concludendosi la quarta giornata con la Corsa in Rosa. Ripeto, le novità sono tantissime, perché all'interno di queste giornate ci sono eventi collaterali, quindi ci sono ragazzi delle scuole di Castelví e del Politecnico, abbiamo De Villa, abbiamo spettacoli, abbiamo trattenimenti, abbiamo convegni, insomma tutto dedicato al tema femminile, anche, devo dire la verità, anche l'assessorato all'ambiente con i ragazzi, con i bambini delle scuole elementari. Diciamo che rispetto all'anno scorso, quando si era, la tematica fondamentale era la violenza sulla donna, quest'anno invece il discorso è ben più ampio, perché, come hai detto, si parlerà della donna nel mondo del lavoro, nel mondo dello sport e della donna nel mondo familiare. Assolutamente sì, abbiamo voluto, diciamo, andare a 360 gradi con la donna questa volta. Non so, rimane fermo il tema ovviamente violenza sulle donne, sulla donna, quindi questo è il tema principale, quindi nella giornata di domenica, ma abbiamo voluto allargare appunto la donna in quanto tale in tutti i suoi aspetti, quindi è molto amplificata. Ripeto, una tantissima novità, la presenza confermata della Brigata Sassari in Piazza Castello con una mostra dei mezzi statici, abbiamo la presenza dell'ASL che farà prevenzione
tumore al seno o al cervice dell'utero, insomma ci sarà della prevenzione. Abbiamo la polizia locale che farà educazione stradale, abbiamo anche una parte commerciale di operatori che saranno presenti in Piazza d'Italia. Come da poco, diciamo così, l'accordo sviluppatosi da poco, anche l'ATP che verrà brandizzato, la numero 8, praticamente lo sprinter che passerà al centro della città, con l'addobbato di corsa in Quindi rosa. col C'è brand della corsa in rosa, insomma. tantissimo, c'è tantissimo. Nonché, permetti di aggiungere anche l'aspetto collaterale. Tutto il centro, i commercianti del centro, abbiamo coinvolto anche loro come non mai quest'anno. Praticamente verranno addobbati la parte centrale, quindi il Corso Vittorio Emanuele, Via Rico Costa, l'Emiciclo, Via Cavour, addobbato di rosa, quindi terranno il tema della Corsa in rosa. In quelle giornate, quindi nella settimana precedente alla gara, avremo dei flash mob improvvisi, sia musicali che danzanti, avremo musica, avremo spettacoli, giocoleria, insomma c'è tantissima Una grande roba. kermesse, insomma, Quindi sarà una grande seguiteci su kermesse. Facebook, è molto importante perché ogni giorno stiamo mettendo delle novità e veramente con 25 paesi stiamo lavorando a zone limitrofi, OCTC Usini, sino arrivare a Bosna dalla parte ovest, sino arrivare a Trinità d'Agulto nella parte settentrionale, sino quasi a Bonorva nella parte centrale. Quindi c'è tantissima roba. Quindi l'auguro di essere quest'anno superare quello che era stato il record dello Lo scorso scorso anno, anno 3.500 chi presenze. aveva avuto la possibilità di seguirci lo aveva fatto e io ricordo Beh, voi eravate testimoni. era stata una bella cosa, l'avevamo presentata io e Daniela Amadori ed era stata una gran bella soddisfazione perché vi garantisco che era un colpo d'occhio eccezionale, ma quest'anno si prevede qualcosa in più rispetto allo scorso anno Ancora anche in di più. termini di iscrizioni. Ecco, a proposito di iscrizioni, vogliamo ricordare ai nostri amici a casa chi volesse iscriversi, cosa deve fare? Allora, innanzitutto, come lo scorso anno ci sono dei punti di iscrizione già predefiniti, ne cito qualcuno, ma rischio di dimenticarmi qualcuno, quindi andate su Facebook e lo vedrete, sicuramente c'è già il post, c'è un pubblicato, ma Pimpinandia, Predanieda, poi abbiamo Emporio della Bellezza su Almonte, abbiamo la WISP di Sassari, abbiamo Zona Centrale in Piazza Fiume, Delta Più, abbiamo Naturhaus in Via d'Italia, però ripeto, rischio di dimenticarmi qualcuno, quindi andate su Facebook e vedete già i punti di iscrizione. La pagina Facebook è naturalmente Corsa in Rosa Corsa in Rosa 2018. no, Corsa in Rosa senza 2018 per quanto riguarda la pagina, mentre invece l'evento Corsa in Rosa Sassari. Questo, ripeto, paravamo dei numeri, quest'anno puntiamo ai 5.000, ci sono tutti i presupposti affinché questo avvenga, già le prime iscrizioni stanno arrivando in abbondanza, abbiamo già fuori oltre 500 maglie, quindi parliamo di appena aperte le iscrizioni. Come percorso, permettimi, ti rubo qualche secondo in più. È diversificato il percorso proprio in base alle nostre esigenze perché 5.000 partecipanti non sono pochi. Allora, saremo tutto su via Roma per girare in via Duca degli Abruzzi, via Napoli, via Mendola e rientro via l'Italia fino ad arrivare poi Piazza d'Italia Sì, anche attraverso perché l'Emiciclo. io ricordo lo scorso anno c'era stato, vista il percorso era più stretto, e mi ricordo che quando gli ultimi Davvero avevano così? lasciato Piazza d'Italia in fase di partenza, i primi stavano già Sta arrivando da arrivando, via anzi, Carlo guarda che i primi Alberto, stanno già arrivando. comicissimo, comicissimo. È Quindi quest'anno è stato anche giusto allungare l'itinerario e il percorso vero. perché proprio appunto ci possa essere la possibilità di sviluppare la Più gara. fluida, altrimenti Esatto, in un sicuramente modo un più intasamento corretto. sarebbe improponibile, quindi però fa piacere. Noi vi daremo una mano come al solito, saremo presenti sempre e comunque. Adesso a breve partiranno anche gli spot per ricordare appunto a tutti ciò che dovranno fare, sia per iscriversi sia per partecipare anche come spettatori, perché credetemi, sarà un grande evento. La speranza è che il tempo, dal punto di vista meteorologico, possa essere clemente, solo quello Non chiediamo. riusciamo a regolarlo Lo scorso anno ho trovato una giornata meravigliosa. straordinario. Confidiamo sul fatto che anche quest'anno possa essere la stessa condizione, la stessa Speriamo di situazione. sì, ma ne sono sicuro. Bene, Luca, ripeto, noi ci saremo, vi terremo sempre aggiornati su tutto ciò che la Corsa in Rosa sta predisponendo. Ripeto, con spot, ci saremo anche noi. Ma sì, Probabilmente non sappiamo, stiamo valutando anche la possibilità di
magari essere lì sul posto E a noi fa direttamente. Chi piacere. presenta quest'anno? Ma guarda, lo sta dicendo perché intanto sa che lo fa lui, quindi ecco perché. Saremo nuovamente io e Daniela Amadori a condurre le danze in Piazza d'Italia e speriamo di divertirci tutti. Poi naturalmente manderemo in onda e avrete la possibilità tutti di rivedervi nel contesto di questa splendida manifestazione. Luca, io ti ringrazio ancora una Grazie a voi. volta, in bocca al lupo, buon lavoro perché Vivamente. vedo che sei tanto impegnato. Guarda, esco da qui e devo continuare Me lo dall'altra immagino, me lo parte. immagino. Va bene, allora, appuntamento quindi il prossimo 8, 9, 10, 11 marzo in Piazza d'Italia con la giornata clou che sarà appunto domenica 11 marzo con la corsa in rosa edizione 2018. Bene, è proprio tutto. Io in chiusura vi ricordo i nostri contatti come di consueto che sono il 26 11 50 per rintracciarci telefonicamente. Chi lo volesse fare attraverso la mail può farlo all'indirizzo info@telegi.tv, mentre invece, come al solito, ancora per vedere tutte le nostre produzioni, tra le quali ci sarà prossimamente anche la Corsa in Rosa, dal nostro sito e dalla nostra pagina Facebook troverete tutto ciò che vorrete cercare e trovare. Naturalmente, l'indirizzo è www.telegi.tv. È proprio tutto, grazie, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è rinnovato alla prossima occasione. Grazie a tutti. Schiena, mentre la memoria trema, devastata dal tuo sguardo in pena. Rivederti è sempre strano, è un impatto disumano, e se ci penso bene, io non so se la lontananza ci abbia fatto bene. Oppure no, se ci sarai domani, se ci saranno le mani, ti chiamerò, voglia di vivere per sempre. Recuperiamo il mondo che ci è passato accanto, io e te, andando fino in fondo. Avvicini e poi mi tocchi con le lacrime negli occhi, io rivedo il tuo ritorno in scena. La mancanza è già sparita, è un ricordo sconosciuto, e se ci penso bene, ora so che la vicinanza ci mantiene insieme. Ancora un po', se ci sarai domani, se ci saranno le mani, ti chiamerò, voglia di vivere per sempre. Recuperiamo il mondo che ci è passato accanto, io e te, andando fino in fondo. Ci sarai, e se ci sarai, ti chiamerò, voglia di vivere per sempre. Sento un brivido alla schiena, la tua bocca che mi trova, la mia bocca che ti bacia ancora.
se ci sarai domani, se ci saranno le mani, ti chiamerò, voglia di vivere per sempre. Recuperiamo il mondo che ci è passato accanto, io e te, andando fino in fondo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle ore 16, alle ore 18.30 e alle ore 23 circa. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.